di Honoré de Balzac, papà Goriot, voce di Lorenzo Pieri. Capitolo XX. L'ultimo sospiro di quel padre doveva essere un sospiro di gioia. Quel sospiro fu l'espressione di tutta la sua vita. Si ingannava ancora. Papà Goriot fu pietosamente riadagiato sul suo giaciglio. A partire da quel momento, la sua fisionomia mantenne la dolorosa impronta della lotta che si svolgeva tra la morte e la vita in un organismo che non aveva più quella coscienza cerebrale da cui deriva nell'essere umano la sensazione del piacere e del dolore. La distruzione era solo una questione di tempo. Resterà così per qualche ora e morirà senza che ce ne accorgiamo. Non rantolerà neanche. Il cervello deve essere completamente invaso. In quel momento si sentì per le scale un passo di giovane donna ansante. Arriva troppo tardi, disse Rastignac. Non era Delphine, ma Thérèse, la sua cameriera. Signore Jeanne, c'è stata una scenata violenta tra il signore e la signora a proposito del denaro che la povera signora chiedeva per il padre. È svenuta, è arrivato il dottore che ha dovuto salassarla. Lei gridava: Mio padre sta morendo, voglio vedere papà! insomma delle grida da spezzare il cuore. «Basta, Therese, anche se arrivasse adesso sarebbe superfluo. Il signor Goriot ha perso conoscenza». «Povero signore, sta proprio male», disse Therese. «Non avete più bisogno di me, bisogna che vada giù per la cena, sono le quattro e mezzo», disse Sylvie, che per poco non si scontrò in cima alle scale con la signora de Restaud. Fu un'apparizione drammatica e terribile quella della contessa. Guardò il letto di morte appena rischiarato da un'unica candela e pianse nel vedere la maschera del padre, su cui palpitavano ancora gli ultimi sussulti della vita. Per discrezione Bianchon uscì dalla stanza. Non sono riuscita a scappare in tempo, disse la contessa a Rastignac. Lo studente annui tristemente. La signora de Gastot prese la mano del padre e la baciò. Mi perdoni, padre mio, diceva che la mia voce l'avrebbe richiamato dalla tomba. Torni allora un attimo alla vita per benedire la sua figliola pentita, mi ascolti, è tremendo. La sua benedizione è ormai l'unica che possa ricevere su questa terra. Tutti mi odiano, soltanto lei mi ama. Anche i miei figli mi odieranno. Mi porti via con sé, io l'amerò, la curerò. «Non sente più. Divento pazza.» Cadde in ginocchio e contemplò quel rottame con un'espressione delirante. «Non manca niente alla mia sventura», disse guardando Eugène. «Il signor de Trailles se n'è andato, lasciando debiti enormi, e ho saputo che mi tradiva. Mio marito non mi perdonerà mai, e l'ho lasciato padrone dei miei beni. Ho perduto ogni illusione, ahimè.» per chi ho tradito il solo cuore e indicò il padre che mi adorava l'ho misconosciuto l'ho respinto gli ho fatto tutto il male possibile infame che non sono altro lo sapeva disse Rastignac in quel momento papà Goriot aprì gli occhi ma solo per effetto di una convulsione il gesto che rivelava la speranza della contessa non apparve meno terribile dello sguardo del morente «Può essere che mi senta!» gridò la contessa. «No!» si disse sedendosi accanto a lui. Poiché la signora de Gasteau aveva espresso il desiderio di vegliare il padre, Jean scese per mangiare qualcosa. I pensionanti si erano già riuniti a tavola. «Allora», chiese il pittore, «è vero che avremo un piccolo mortorama di sopra?» «Charles», gli rispose Jean, «mi pare che dovrebbe scherzare su un argomento meno lugubre». Vuol dire che non si potrà più ridere qui, riprese il pittore. Che importanza ha? Bianchon dice che ormai quel buon uomo ha perso conoscenza. Beh, osservò l'impiegato del museo, sarà morto come è vissuto. Mio padre è morto! gridò la contessa. A quell'urlo terribile, Sylvie, Rastignac e Bianchon salirono e trovarono la signora De Restos svenuta. Dopo averla rianimata, la trasportarono nel fiacre che la stava aspettando. E Jeanne la affidò alle cure di Thérèse ordinandole di condurla dalla signora de Nossint. Oh, è proprio morto! annunciò Bianchon scendendo. Andiamo, signori, a tavola! disse la signora Vocera. La minestra si raffredda. I due studenti si sedettero accanto. E ora che bisogna fare? chiese Jeanne a Bianchon. Beh, io gli ho chiuso gli occhi e l'ho composto come si deve. Quando il medico del comune avrà constatato il decesso, che ora andremo a denunciare, lo cuciremo in un lenzuolo funebre e lo sotterreremo. Che vuoi che ne facciamo? Non fiuterà più il pane così, disse un pensionante, imitando la smorfia del vecchio. Perbacco, signori esclamò il pittore. Lasciamo un po' stare papà Goriot e piantatela di riservircelo in tutte le salse. Da un'ora in qua non avete fatto altro. Uno dei privilegi della nostra brava città di Parigi è che ci si può nascere, vivere, morire, senza che nessuno ci faccia caso. Approfittiamo dei vantaggi della civiltà. Ci sono stati sessanta morti oggi. Volete impietosirvi sulle catombe parigine? Se papà Goriot è crepato, tanto meglio per lui. «Se lo amate tanto, andate a vegliarlo e lasciateci mangiare in pace noi altri». «Oh, sì», ribadì la vedova, «tanto meglio per lui se è morto. Pare proprio che a quel poveraccio non siano mancati i dispiaceri in vita». Fu la sola orazione funebre per un essere che agli occhi di Eugène rappresentava la paternità. I quindici pensionanti si misero a chiacchierare come al solito, quando Eugène e Bianchon ebbero mangiato, il rumore delle forchette e dei cucchiai, le risa della conversazione, le diverse espressioni di quei visi ingordi e indifferenti, la loro noncuranza, tutto li inorridì. Uscirono per cercare un prete che durante la notte vegliasse e pregasse accanto al morto. Dovettero commisurare le estreme onoranze da rendere al buon uomo ai pochi soldi di cui potevano disporre. Verso le nove di sera la salma fu posta su una branda tra due candele, in quella camera spoglia, e un prete venne a sedervisi accanto. Prima di andare a letto, Rastignac, che aveva chiesto all'ecclesiastico il prezzo della cerimonia e quello del funerale, scrisse due righe al barone de Nois-Saint-Jean e al conte de Restaud, pregandoli di mandare i loro amministratori perché provvedessero a tutte le spese della sepoltura» affidò a Christophe il compito di recapitarle, poi si coricò e si addormentò affranto dalla stanchezza. L'indomani mattina Bianchon e Rastignac dovettero andare loro stessi a dichiarare il decesso, che fu constatato verso mezzogiorno. Due ore dopo nessun genero aveva mandato il denaro, nessuno si era presentato a nome loro e Rastignac era già stato costretto a pagare le spese per il prete. Poiché Silvia aveva chiesto dieci franchi per avvolgere il vecchio e cucirlo nel lenzuolo funebre, Eugène e Bianchon calcolarono che se i parenti del morto non intendevano occuparsi di niente, avrebbero avuto appena il necessario per provvedere alle spese. Lo studente di medicina si incaricò quindi personalmente di mettere il cadavere in una bara per i poveri che aveva fatto portare dall'ospedale pagandola meno cara. Fai uno scherzo a quei due ribaldi, disse a Eugene. Va a comprare un pezzo di terra per cinque anni al Père Léchèse e ordina un funerale di terza classe in chiesa e alle pompe funebri. Se i generi e le figlie si rifiutano di rimborsarti, fai incidere sulla tomba: Qui giace il signor Goriot, padre della contessa de Restaud e della baronessa de Nossignan, sepolto a spese di due studenti. Eugne seguì il consiglio dell'amico solo dopo essersi recato inutilmente a casa di Nocint Jean ed arrestò. Non oltrepassò la soglia. I portinai avevano entrambi ordini severi. I signori, dissero, non ricevono nessuno. Il loro padre è morto e sono immersi nel più profondo dolore. Eugè aveva una certa esperienza del mondo parigino per sapere che non doveva insistere. Il cuore gli si strinse stranamente quando constatò l'impossibilità di arrivare a Delphine. Venda un gioiello, le scrisse dalla portineria, e che suo padre sia accompagnato decorosamente all'estrema dimora. Sigillò il biglietto e pregò il portinaio del barone di consegnarlo a Thérèse per la sua padrona. Ma il portinaio lo consegnò al barone che lo buttò nel fuoco. Dopo aver assolto tutti i suoi compiti. Verso le tre, Eugene tornò alla pensione e non poté trattenere una lacrima, quando alla porta secondaria scorse la bara coperta da un drappo nero e posata su due sedie nella via deserta. Un vecchio aspersorio, che nessuno aveva ancora toccato, era immerso in un recipiente di rame argentato, riempito d'acqua benedetta. La porta non era neanche parata al lutto. Era la morte dei poveri senza fasto né seguito né amici né parenti Bianchon, costretto a restare all'ospedale, aveva scritto due righe a Rastignac per metterlo al corrente degli accordi presi con la chiesa. Lo informava che una messa costava troppo, che bisognava contentarsi di una funzione meno cara come i vespri e che aveva mandato Cristof alle pompe funebri con un biglietto. Mentre stava finendo di leggere le parole scarabocchiate da Bianchon, Eugène vide tra le mani della signora Vauquer il medaglione cerchiato d'oro che conteneva i capelli delle due figlie. Come ha osato prenderlo? le chiese. Perbacco, si doveva sotterrarlo con questo, rispose Sylvie. È d'oro. Certo, si indignò Eugène, che almeno porti con sé la sola cosa che rappresenta le figlie. Quando arrivò il carro funebre, Eugène fece riportare su la bara, la schiodò e depose religiosamente sul petto del buon uomo un'immagine legata al tempo in cui Delphine e Anastasia erano giovani, vergini e pure e non stavano lì a ragionare, come aveva detto papà Goyo, tra i gemiti dell'agonia. Soltanto Rastignac e Christophe, con due becchini, accompagnarono il carro funebre che portava il pover uomo a saint étienne du mont chiesa poco distante da Rue Neuve Saint Geneviève, e lì la salma fu esposta in una cappellina bassa e scura, dove lo studente cercò in vano le due figlie di papà Goriot o i loro mariti. Si ritrovò solo con Christophe, che si sentiva obbligato a rendere le estreme onoranze a un uomo che gli aveva fatto guadagnare qualche buona mancia. Aspettando i due preti, il chierichetto e lo scaccino, Rastignac strinse la mano di Christophe, senza riuscire a proferir parola. Sì, signore Jeanne, disse Christophe, era un uomo buono e onesto che non ha mai alzato la voce. Non offendeva nessuno e non ha mai fatto del male. Arrivarono i due preti, il chierichetto e lo scaccino. E fecero tutto ciò che si può pretendere per settanta franchi in un'epoca in cui la religione non è abbastanza ricca per pregare gratis. I preti cantarono un salmo, il Libera e il De Profundis. La funzione durò venti minuti. Non c'era che una carrozza a lutto per un prete e un chierichetto che acconsentirono a far salire con loro Eugène e Christophe. Non c'è corteo, disse il prete, si potrà andare svelti per non perdere tempo, sono già le cinque e mezzo. Tuttavia, nel momento in cui la salma veniva posta nel carro funebre, si presentarono due carrozze stemmate, ma vuote, quella del conte de Restaud e quella del barone de Nostingjon, che seguirono il corteo funebre, fino al Perlechese. Alle sei la salma di papà Goriot fu calata nella fossa, circondata dai domestici delle figlie che scomparvero con il prete non appena fu terminata la breve preghiera che spettava al defunto grazie ai soldi dello studente quando i due becchini ebbero gettato qualche palata di terra sulla bara per nasconderla si raddrizzarono e uno di loro rivolgendosi a Rastignac gli chiese la mancia Jeanne si frugò in tasca e non trovando niente fu costretto a farsi prestare venti soldi da Cristoff. Questo fatto di per sé trascurabile suscitò nello studente una profonda tristezza. Scendeva la sera, un umido crepuscolo irritava i nervi, guardò la tomba e vi seppellì la sua ultima lacrima di ragazzo, una lacrima strappata dalle sacre emozioni di un cuore puro, una di quelle lacrime. Che dalla terra su cui cadono risalgono fino al cielo. Incrociò le braccia, contemplò le nubi, e vedendolo così, Christophe si allontanò. Rastignac, rimasto solo, fece qualche passo verso le alture del cimitero e vide Parigi tortuosamente adagiata lungo le due rive della Senna, dove cominciavano a brillare le luci. I suoi occhi si fissarono quasi avidamente tra la colonna della Place Vendôme e la cupola degli Invalides, là dove viveva il bel mondo in cui era voluto penetrare. Lanciò su quell'alveare ronzante uno sguardo che già sembrava volerne assorbire il miele e pronunciò queste parole grandiose: A noi due, adesso! E come primo gesto di sfida alla società. Rastignac andò a cena dalla signora de Nostingon. Sachet, settembre 1834.